Ciao, ciao a tutte amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamoci a vedere adesso questo nuovo video. Se volete iscrivetevi al canale per chi ancora non l'ha fatto, condividete il video e attivate la campanella, questo è importante perché attivando la campanella vi arrivano le notifiche dei nuovi video. Bene, seguitemi. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Allora, ho preparato queste farine, io userò le farine del mulino cipolla, naturalmente una ricetta di Fulvio Marino, questo è il mio lievito madre. Userò poi, al contrario della ricetta di Fulvio, solo lievito madre, lui mette anche un grammo di lievito di birra, ma io non lo farò perché non è mia abitudine farlo, quindi qualche variazione a questa ricetta di Fulvio c'è. L'acqua, 400 grammi di acqua, ma anche poi alla fine 3,90 perché questo dipende molto dalle farine che usate, perché non tutte assorbono allo stesso modo. Quindi metto l'acqua piano piano così, girando semplicemente con un cucchiaio. Dicevo, una ricetta che ho visto su, è sempre Mezzogiorno, sapete che io seguo Fulvio. Seguo tutte le sue ricette, quindi le ciabatte le trovate anche sul mio canale. Sono pressappoco simili, diciamo, cambia un pochino il procedimento qui. Volevo provare anche questa ricetta. Vedete, questo è il lievito che ho rinfrescato qua più di 4 ore fa. Se volete potete farlo anche la sera prima, siccome fa freddo fino alla mattina ci arriva. Allora, lo metto, poi lo faccio a pezzettini. E continuo a girare con il cucchiaio aggiungendo altra acqua. Naturalmente il tempo è più lungo, io qui ho accorciato perché il video dura 11 minuti, non è che ci ho messo 11 minuti, quindi voi mescolate piano piano, prendetevi tutto il tempo necessario. Questo cadenzato naturalmente non lo butto, ci farò i ligoli, un pochino di ligoli. Quindi adesso metto altra acqua, continuo a girare e prima di mettere il sale faccio assorbire bene tutta la farina, amalgamare bene la pasta madre. Io ho usato la pasta madre solida, ma se volete potete usare anche i ligoli, ne mettete di meno. E qui io ne ho messa un pochino di più del solito, di solito metto 100 grammi, ne ho messa un pochino di più, avete visto, trovate le dosi all'inizio per compensare il lievito di birra che non ho messo. Quindi il ligoli penso che se volete 80 grammi, togliendo magari, mettendo magari meno acqua invece di 400, ne mettete, che so, 380, 390. Scusatemi la voce stamattina, ma non ci crederete, 3 aprile, ieri ha fatto un po' di neve, da noi si è sciolta subito, però sulle montagne vicine si vedono imbiancate. Io sto in provincia di Roma, quindi Monti Lepini, si vede che è bianco, ha fatto un po' di neve, però adesso è uscito il sole, spero che ritorni subito la temperatura tiepida. Allora, a questo punto metto il sale, vedete, ho fatto amalgamare bene. Quindi dicevo, piano piano, la metto tutta l'acqua, quindi alla fine ne ho messa 400, credo, adesso controllo se ne è rimasta un pochino. Continuo a impastare così, anche con il cucchiaio, io perché ho la spalla che mi fa un pochino male, di nuovo, altrimenti con il cucchiaio va benissimo. Ok. Ecco, vedete, si sta amalgamando bene. A questo punto lo faccio riposare giusto un attimo, anche se la ricetta, giusto mezz'oretta, anche se la ricetta diceva di fare subito le pieghe. Io le faccio adesso, dopo mezz'ora. Pieghe in ciotola.
Allora, l'impasto deve stare 4 ore, ma nel nostro caso che abbiamo messo soltanto pasta madre, diciamo che può stare anche un pochino di più perché non c'è il lievito di birra. Però dopo un'ora ho fatto le pieghe in ciotola, scusatemi. Ecco qua. Faccio una bella piega in ciotola e cambio contenitore. Questo dopo un'ora, quindi comprensivo delle 4-5 ore finali. Sempre a temperatura ambiente. Ecco, adesso ricopro e aspetto ancora un'ora, diciamo un'ora, ma può essere anche un'ora e mezza. Insomma, in mezzo alle 4 ore complessive, come dice Fulvio, bisogna fare dopo un'ora un giro di pieghe, lo ripeto perché forse non ho spiegato bene, in ciotola, e poi facciamo, lo riprendiamo e facciamo un giro sul piano di lavoro di pieghe. Dopodiché lo rimettiamo a lievitare per completare le 4 ore, 4-5, insomma, vedete voi, eh? Questo, lo sapete, dipende molto dalle temperature. Se lo fate in estate, naturalmente lievita prima e le ore si accorciano. Lo ripeto sempre, ma chi mi segue ormai penso che lo sa. Vedete, faccio delle pieghe così, senza toccarlo molto, proprio leggerissime, così. Poi riprendo l'impasto, senza spingere, senza toccarlo molto. Lo rimetto dentro e la ciotola è un po' oliata, vedete, già ci sono le bolle. E continuo la lievitazione. Ecco qua l'impasto, vedete, è lievitato benissimo, quindi 4 ore, 4 ore e mezza, valutate voi anche ad occhio la lievitazione. Io adesso lo divido a metà, ci farò due ciabattone, anche se la ricetta Fulvio comunque ha messo 1 chilo di farina, ho visto ne ha fatte 4 o 5, credo. Io qui avrei potuto fare anche tre, dividerla in tre, però così in due è un po' più semplice. E poi magari le dividiamo a metà, ci facciamo dei quali ci vengono benissimo 4 paninozzi. Bene, ci metto la semola, poi le prendo delicatamente e le metto sulla teglia, sulla carta forno. Le divido con la carta forno in modo che si tengono, poi ci metterò anche un telo ai lati e le abbasso un pochino. Anche qui ho dimenticato un passaggio che Fulvio fa adesso, io lo farò dopo. Bisogna girarle, io le ho messe, avete visto come stanno, invece bisogna girarle sotto sopra, però lo faccio dopo quando vado a infornare. Voi magari se volete rispettare la ricetta di Fulvio, fatelo, le mettete subito girate sotto sopra. Le aggiusto un pochino con le mani, ci metto la semola, ecco qua. E queste adesso vanno lasciate lievitare ancora, diciamo così, un'oretta. Infatti non molto perché vedete sarebbero già pronte da infornare. Le abbasso ancora un pochino, ok. E poi li copro. Qui vi metto qualche foto per valutare la lievitazione. Io direi che sono pronte, anzi, mi sa che ho aspettato anche troppo perché mi ero allontanato un attimo da casa. Però bisogna stare sempre sul pezzo quando si fa il pane, eh. Non bisogna distrarsi assolutamente. Il forno è a temperatura a 240 gradi. Io ho messo, vedete, ecco, adesso le giro, vedete, sono lievitate anche troppo, sì, dovevo infornare prima. Però questi effetti poi li dà anche la semola perché le ciabatte vanno riempite tanto di semola. Eccole qua, ho messo soltanto uno spruzzo di vapore. E continuo la cottura, vi metto la descrizione sopra le foto e diciamo che una mezz'oretta, massimo 40 minuti sono pronte. È un pane che fate tranquillamente in giornata. Vedete, sono croccantissime, naturalmente senza tagli, vedete, quelli sono gli spacchi naturali.
Bene, anche ben cotte le ho fatte. Ed ecco l'interno. Direi che vanno bene, no? Che sono abbastanza passabili. Dovevo soltanto infornare un po' prima, solo quello. Queste vanno divise a metà, ci vengono quattro bei panini, se vi servono i panini, se no le mangiate così, anche calde, sono veramente speciali. Bene, ringrazio Fulvio Marino per questa ricetta, poi lui usa le sue farine naturalmente, che sono veramente speciali, farine macinate a pietra. Io ho usato altre farine altrettanto buone però. Bene amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao!